Buongiorno, stanotte ha piovuto tutta la notte, ieri sera era pieno di lampi, tuoni e fulmini e anche adesso tutto intorno qua sembra il cielo sembra, beh, avete visto? Non so se l'ho ripreso, ma tutto intorno ci sono tuoni, lampi, fulmini, però qua sopra sembra bello. Adesso ci prepariamo e vediamo come va. Non doveva essere una brutta giornata oggi. Attila, Attila, buongiorno. Non è che mi devi leccare tutto, amore. Bene. Si sta avvicinando. È un pezzo che sto guardando questa nuvolona, questo cordone, e si avvicina sempre di più. Amore, dimmi cosa succede tu. Non amore piccolo qua, diciamo. Amore, ehi, Attila. Attila. Attila guarda dal vetro. Prima guardava dal vetro, adesso non guarda più. Adesso guarda papà. Si è messo a guardare fuori. Adesso l'ho distratto io. Si è dispersa un po' la nuvolona. I nuvoloni si sono diradati, ma È arrivata la pioggia. ciao amore, sei più tranquillo. Prima anche era un po' agitato, non so se vi sentite, perché che casino. Ah, un po' piove, un po' rallenta. C'è un po' di azzurro lì in mezzo, uscirà fuori, lo so, lo sento. È rispuntato il sole dopo tutta la notte di pioggia. Adesso c'è un po' di Qua c'è sole, gente che si speriamo. prepara. Qua c'è gente che si prepara. Dov'è il nostro amore? Dov'è? Infatti la stamattina non so che cos'ha. Ringhia, prima ce l'aveva con le nuvole, adesso non so con cosa. Comunque adesso vi faccio vedere il cielo. Qua è dove c'erano quei nuvoloni stamattina. Oh amore, abbiamo lasciato la finestra del bagno aperta. Ah, ok. Amore. Ciao. Aspetta, adesso vado a chiuderla io. Ciao amore. Ciao amore bello, sei pronto per partire? Sei pronto? Bello amore mio. Cos'hai stamattina tu? Cos'hai? Me lo dici cos'hai? Sei stanco? Non c'hai voglia stamattina di fare questo cammino? È uscito il sole. Ti piace questo tavolo? Tutto per te? Sei stanco, amore mio? Abbiamo. Hai ancora un sacco di energia, però vedo. Non Hai vuole ancora stare, tanta energia, mio vuole l'ascensore e amore. vuole andare giù. Ah, Allora, buongiorno, amore, com'è? dimmi. Come ti senti? Diciamo che in questi giorni è un po' dura perché questo tallone un po' di problemi me lo sta dando, però terrò duro. Piano piano ci fermiamo un po' di più, facciamo qualche tappa in più durante il percorso, però si fa tutto. Fa parte Del del cammino. cammino, tanto. Raccontiamo un po' di quelli poverini stanotte sotto la tenda, quelli che erano. Sì. Abbiamo incontrato, non l'abbiamo ripreso perché non ci sembrava il caso.
delle persone che hanno dormito in tenda stanotte, Sì, che è questa venuto notte giù il ci sono diluvio state universale. due o tre scariche di acqua importante e stavo appunto raccontando a lei che, avendo fatto qualche esperienza ai tempi della moto in tenda, e mi ricordo che quando pioveva era veramente un disastro perché la tenda col vento, l'acqua, sembra che da un momento all'altro si spacca tutto, senti dei rumori fortissimi, sembra proprio che l'acqua ti caschi addosso anche se non ti casca, hai proprio questa sensazione come se ti arrivasse l'acqua addosso. In più tutto il terreno sotto che si bagna, senti l'acqua sotto anche se non ti bagni, ma senti l'acqua sotto, è proprio una sensazione brutta, infatti penso che abbiano dormito pochissimo, a parte che vabbè, quando si è tanto stanchi alla fine si riesce comunque, però non, ci hanno fatto un po' tenerezza, un po' pena, un po' ci è dispiaciuto vederli così. Che Si erano già. messi sotto gli alberi, cioè erano in una conca, coperti un po' dagli alberi, però chiaramente. Sì, già per noi sul camper, quando ci sono queste nottate con tutta quest'acqua, hai mille pensieri perché incominci a pensare ai se grandina, se spacca qualcosa da qualche parte entra acqua. C'è sempre questo dubbio. E comunque il camper, per quanto uno lo tenga a posto, in ordine, con manutenzione e quant'altro, però purtroppo il camper è, quando un problema nasce diventa subito un problema, nel senso che tu per quanto puoi fare manutenzione, ma se un problema non c'è, non lo vai a cercare, però magari di punto in bianco ti salta fuori e tipo quello dell'altro giorno, cioè dell'altro giorno, oramai di qualche giorno fa, quando con l'acquazzone incredibile ci siamo resi conto che chi mi ha fatto i lavori l'ultima volta al camper, che mi ha fatto la distribuzione e quant'altro, non ha messo a posto la vaschetta di recupero dell'acqua che prende dove ci sono i tergicristalli, e quando viene giù tanta acqua riversava dentro il camper. È stato un momento anche lì dove ci siamo messi con secchi e secchiellini, sembravamo dei terremotati quando entra l'acqua dal tetto. Comunque, Stanno arrivando altri pellegrini. adesso siamo quasi alla fine di quest'altra tappa e ci aggiorniamo allora. Agitato. Oggi è agitatissimo, non so più cosa. Ciao! Oh, sei in compagnia di altri pellegrini? Eh? Questo dietro, disperato, non l'avevamo visto. Siamo a Mensillas della Mulas, non ricordo mai nome, mannaggia me. Andiamo a mangiare qualcosina. Riprendo molto spesso queste porte perché le trovo molto caratteristiche del posto. Penso che questo era un locale, adesso non è più. Vedo tutto abbastanza muerto. Qua c'è il nome. È il comune, praticamente. C'è un silenzio, una pace, una tranquillità anche nei paesini qui. C'è un pozzo. Mi piacevano queste viuzze. Un pezzettino. Si sente che c'è una pescheria. Dicevo a Davide che mi piace un casino fare il giro in questi paesini dove si sente il gallo. Avete sentito il gallo? Ti viene persino da parlare sottovoce perché c'è una pace, una tranquillità. Sono due vecchie torrette. Eh?
avvistamento in tempi. La difesa del paese, perché? Poi ci sono le mura anche. Questa torretta con questa scala dentro che porta sopra con la ringhiera. Così mi avvicino. Una là, una là, sono tutte intorno. Una là. Senti il gallo? Ci sono anche un sacco di posti brutti, un po' di degrado. Se vende, se vende, se vende. Fusibili dell'impianto elettrico qui, così, aperti all'acqua. Fantastico cameriere, pane, burro, marmellata, succo di frutto, frutta d'arancia e colacao, latte e cioccolato. Oggi è così. Si era dimenticato il mio che è arrivato adesso. Fate altre due anche a me. Se l'era dimenticata. Ah, stai ripetendo? Allora buon appetito. Vai. Intanto qua uguale, si mangia. Ah, la mia barba sta crescendo. Chissà come arriverò a Santiago. A Santiago. Speriamo bello barbuto. È buono, amore. È buono. Stamattina anche con la cavo. Cioccolata ha preso, mio amore. Anche per te. Siamo arrivate a León e per oggi però il video finisce qua, perché voglio dedicare un video intero apposta per León, perché ci fermeremo un paio di giorni e voglio riprenderla bene. Quindi vi auguro un buon proseguimento e vi ricordo di iscrivervi. Ciao!